Salve ancora una volta, qui il vostro Sant'Enchan. Qui di dietro c'è la mia biblioteca che sto accomodando ancora perché c'è sempre qualcosa da accomodare. Io tempo fa, come vi ho fatto vedere in un video, ho riaccondizionato la stanza, spostato i mobili, pitturato di giallo. Allora, se qualcuno di voi vorrebbe sapere circa qualche lettura, io magari gliela commento. Il fatto è che sono tanti libri dei quali vorrei parlarvi, ma non ho tempo. Allora, vabbè, io prima o poi farò qualche nuova lettura, qualche commentario letterario, però se voi avete dei titoli, fatemi sapere. Magari sta in uno di questi scaffali il libro di cui vi interesserebbe sapere qualcosa, o magari no, cercherò in internet. Comunque, lasciando stare i libri, il mio ultimo video è stato quel video risposta che ho fatto al nostro amico Povia. E già da giorni, perché è passata forse più di una settimana, e vi ringrazio per tutti i commentari che avete fatto, lo share di Google Plus e i commentari ai video, le condivisioni. Ma io da molto tempo, non so se più di una settimana, che volevo parlare delle elezioni fatte in Italia, ma mi scoraggio perché le elezioni ormai non hanno nessun valore. Cioè, mi spiego, i partiti tradizionali sono tutti uguali, PD, PDL, quei poli formati da tanti partiti che prendono i consensi ai polli. E i grillini rimangono soli. Io vorrei vedere questa rivoluzione grillina dei pentastellati, ma in cambio non succede nulla. Come può essere? Per vinci. Io mi immaginavo che veramente il paese cambiava, invece più di un anno, forse due, anzi due, sì, 2013. Più di 2 anni, 2 anni e mezzo, quasi, sì, siamo a 6, quindi a giugno, che non è cambiato nulla. Io mi immaginavo che veramente facevano pulizia delle istituzioni, invece si sono limitati all'inizio a bruciare un libro di Augias. E quindi non starò qui a commentare i dati, non starò a commentare i risultati, tanto chi se ne frega. Ma i risultati veri non ci sono. Adesso in Italia la gente si ammala di scarbia, di rogna, come negli anni 50 a Napoli. Perché i giardinetti delle stazioni delle metropolitane, delle stazioni dei treni, eccetera, sono pieni con centinaia di migranti che non sanno dove andare. Veramente vedere degradare il mio paese così, non lo so, però se entrano in tanti, anche la colpa è vostra. Non volete avere figli, non volete diventare genitori, non volete avere 3 o 4 pargoli. Perché con due si mantiene la popolazione, con un figlio la popolazione decresce, con 0 figli neanche parlarne, e con 3 o 4 figli si aumenta la popolazione, per poi non parlare di tutti quei giovani che muoiono con la febbre del sabato sera perché bevono, si drogano, poi alle ore piccole del mattino o della domenica
vanno in automobile e si accidentano o in motorino. Quindi la popolazione italiana decresce. Decresce e abbiamo bisogno di gente per popolare. Allora apriamo le porte agli stranieri. Decidetevi. Dovete scopare di più, dovete avere dei figli, dovete crescere dei figli, in modo che ci sarebbe più popolazione nostrana. Poi con delle scuole migliori per poterli educare questi figli. Vabbè, però ecco, la politica ormai sono tutti uguali, PD, PDL. Io non so più chi faccia parte del PD o del PDL, ma neanche me ne frega saperlo. So che questi grillini, ancora la rivoluzione grillina, tardano ad attuarla. Vabbè. Allora faccio questo video. Innanzitutto questo video era per ringraziarvi di tutti i commentari che ho ricevuto negli ultimi mesi nel mio canale di YouTube Santa Gian. E poi i commentari e le condivisioni. E poi, se voi volete che io vi parli di qualche libro, non so, di filosofia occidentale, di filosofia orientale, di miti, tradizioni e leggende dell'Oriente, di letteratura, dell'orrore, di storia, di geografia, che ne so, c'è qualcosa anche delle cospirazioni, per esempio. Hitler ha vinto la guerra, che in realtà ci fa vedere che gli Stati Uniti hanno preso il posto del Terzo Reich. E qua narra della storia degli industriali nordamericani, includendo Prescott Bush, il nonno di George Walker Bush Jr., che ha fatto negozi con Hitler. Quindi le industrie nordamericane hanno finanziato il Terzo Reich e lo hanno portato quasi alla vittoria. Poi, naturalmente, non era più un negozio aiutarli e li hanno combattuti, perché l'IBM, la Ford, la General Motors hanno fatto negozi col Terzo Reich. Poi la gente si domanda: come si è fatto a riarmare il Terzo Reich? Come ha fatto a riarmare la Germania Hitler? A riindustrializzarla. Beh, le più grandi firme non erano tedesche: IBM, General Motors, Ford, Oil Company, Fruit Company dei Rockefeller. Queste cose non le raccontano. Poi anche Stalin ha aiutato Hitler all'inizio. Ma vabbè. E ho anche qualche lettura della Anais Nin, ne avevo di più. Poi ho fatto un trasloco e ho perso libri, ma molto cerebrale, come anche di Yuko Mishima, Il tempio dell'alba. Vabbè, allora niente, faccio questo video perché era da molto che non giravo, ma non ho un argomento, come si è potuto capire, a parte il fatto che mi interessa sottolineare che sono molto contento perché sto ricevendo molto sharing, molti commentari, molti like, molti commentari e condivisioni in YouTube, molti commentari e condivisioni sharing in Google Plus. È veramente pazzesco, perché per 2 anni e mezzo non è successo nulla. Hanno visto il video, ma in silenzio. Adesso le persone, addirittura 790 iscrizioni oggi ci avevo. Poi qualcuno si disiscrive, qualcuno si riscrive, ritorna, qualcuno si disiscrive, però c'ho 785 o 790 iscritti. Molto. Io ricambio poi le iscrizioni. E beh, allora che altro dirvi?
Adesso non voglio fare il video troppo pesante e largo, se no non lo carico più. Ti devo dare edizione. Però sono molto contento di tutto l'appoggio che ho da voi. Quindi ricambio le visioni, ricambio i like, ricambio le iscrizioni, ricambio i commentari. E beh, se volete sapere qualcosa di libri, non avete che da chiedere. Perché è da molto che non faccio un video per la mia rubrica letteraria, l'angolo letterario, mi piacerebbe commentarne qualcuno, però mi devo organizzare, a meno che voi non mi chiediate parla di questo o parla di quello. Lasciate nella discussione del canale o di questo video i libri di cui vi piacerebbe, o gli autori o i generi che io parli. Allora ci risentiamo. Tanti saluti a tutti. Siete ormai troppi, come perché io vi citi uno per uno, siete 790 i miei fedeli iscritti. Ho aperto dei blog, cercateli, e speriamo di raggiungere 100.000 visioni per un video. Arrivederci, ciao.